Prosecco DOC millesimato extra dry. Cantine i padroncini. Bene, cambiamo pagina. Parliamo ora di un istituto di credito molto attivo, grande cuore nell'emergenza, lo ha dimostrato con la solidarietà, ma anche aderendo per primo al progetto della municipalità trevigiana Treviso Found per gli imprenditori e ora invece ci propone una progettualità per la cultura trevigiana con Città Museo Aperto. Appunto, tutto questo nel servizio. L'opera d'arte è un dono che va conservato e accudito per rimanere un ricordo tangibile di quello che è stato. A sposare questo pensiero anche Centro Marca Banca, che proprio in queste settimane sostiene il progetto Città Museo Aperto, promosso da Lions Club Treviso Host, che mira al restauro degli 11 affreschi risalenti al XV e XVI secolo, presente lungo il Cal Maggiore e nei vicini sottoportici. Nel nostro DNA, nel nostro statuto, in qualche modo sviluppare l'aspetto economico, sociale e culturale. Da sempre operiamo come operatori nel mondo sociale del territorio in cui stiamo. Un'altra iniziativa, ma non è ovviamente tra le ultime, ma non è sicuramente l'ultima, è quella per esempio della valorizzazione degli affreschi. In questo caso si trovano nella provincia di Treviso. In un momento in cui sono raccomandati i distanziamenti sociali, il percorso espositivo all'aperto della città affrescata di Treviso potrebbe diventare una grande attrattiva per l'economia turistica del territorio. L'abbiamo finanziato attraverso, su iniziativa del Lion Host di Treviso. Si trova vicino a Piazza Indipendenza, per capirci, ma quella è solo la prima di una delle opere, perché riteniamo che comunque la valorizzazione, il restauro di ciò che rappresenta comunque una memoria storica deve essere trasmessa al futuro, perché se cancelliamo questo, cancelliamo veramente grande parte di cultura che poi verrà trasmessa ai nostri figli, ai nostri nipoti e così via. Un intervento che non sarà sicuramente l'ultimo, come afferma il presidente Tiziano Cenedese. Non sarà l'ultima, perché ci sarà un altro intervento vicino al Battistero, al Duomo, sempre al Duomo di Treviso, dove c'è anche quella un'opera importante da restaurare, e quella sarà un altro intervento importante sulla socialità. Ma per questo però non vorrei dimenticare tutto quello che stiamo facendo per il mondo dello sport. Oggi ovviamente è bloccato, ma che comunque, soprattutto per quanto riguarda lo sport giovanile, noi ci interessa molto e lo affrontiamo con grandissimi contributi nei confronti di queste società.